Buon pomeriggio da Daniele Burigana della Giovane Italia, in diretta dal centro sportivo Green Club di Roma. Questa è Lazio-Lecce, undicesima giornata del campionato nazionale Under 18. I padroni di casa arrivano a questa sfida dopo la vittoria in trasferta per 2-1 sul campo del Napoli. Hanno 15 punti in classifica e sono al quinto posto. Il Lecce ha vinto l'ultima giornata 2-0 in casa contro il Genoa. È un gradino sopra al quarto posto con 16 punti in classifica. Passiamo ora alle formazioni. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-3. Mister Salvatore D'Urso opera tre sostituzioni rispetto alla scorsa giornata. Al centro della difesa, Philip prende il posto dello squalificato Petrucci. Cambiano le ali d'attacco: a destra Re Davide per D'Inunzio e a sinistra Rossi per Sardo, al centro dell'attacco Della Salandra. Anche gli ospiti scendono in campo con il 4-3-3. Il mister Simone Schipa opera soltanto due cambi rispetto alla scorsa giornata. A centrocampo Mariano prende il posto di Minerva. In attacco, largo a sinistra, Daka per Milli. Completano il tridente De Vito e Vescan Codor. Il match si sblocca dopo pochi minuti. Vescan vince una serie di rimpalli a centrocampo e manda a Borgo. Il numero 4 prova il passaggio in velocità per Daka. Philip però intercetta e manda un retropassaggio pericolosissimo all'indirizzo di Polidori. De Vito anticipa sia il portiere della Lazio e Casonato approfitta dell'indecisione della Lazio e porta in vantaggio il Lecce all'ottavo minuto del primo tempo. Cerca di reagire la Lazio con Philip, reo di aver causato l'1-0 del Lecce, che cerca il fondo. Il numero 5 però si vede intercettato il pallone da Orfano. Il numero 3 però sbaglia il passaggio e serve Re Davide, che sul secondo palo trova Rossi. Il numero 7 però si divora la rete dell'1-1 al 27esimo del primo tempo. Riparte in contropiede il Lecce, guidato da Mariano, che allarga tutto a sinistra per Daka. Il numero 10 entra in area, controlla col sinistro, prova la conclusione ma si oppone. Giorgio Polidori, che è bravissimo a non andare a terra. Occasionissima Lecce al 29esimo. Allo scadere del primo tempo è ancora il Lecce in zona offensiva. Zazza allontana di testa un pallone dentro l'area di rigore, che viene poi rimesso in gioco da Orfano con una bellissima rovesciata. Daka allora mette dentro l'area di rigore. Vescan Codor anticipa tutti. Quinta rete stagionale per il 2006 e 2-0 Lecce al 46esimo del primo tempo. La Lazio vuole reagire, inizia il secondo tempo con un piglio completamente diverso. Oliva batte una punizione mettendo al centro dell'area di rigore, dove svetta su tutti il classe 2006 Massimo Bigotti, che realizza il suo secondo gol stagionale e accorcia le distanze 2-1 al secondo minuto della ripresa. La Lazio spinge forte alla ricerca del pareggio. Cannatelli manda lungo all'indirizzo di Bigotti, che spizza di testa. Abdellaoui deve il pallone, arriva Re Davide che prova la conclusione col destro. Moccia resta immobile ma il pallone sfila di poco alla sua destra. Lecce che cerca di stazionare nella tre quarti offensiva. Orfano riceve un pallone largo a sinistra, inizialmente non controlla. Poi mette dentro l'area per Mastrapasqua, che prova l'avvitamento ma non inquadra lo specchio della porta, 10 minuti dal termine. Siamo al 50esimo e la Lazio si riversa disperatamente in avanti alla ricerca del pareggio. Arriva però il triplice fischio del direttore di gara, non c'è più tempo, Lazio-Lecce finisce qui sul risultato di 2-1 per gli ospiti. La Lazio resta al quinto posto in classifica, a meno 8 dalla vetta. Il Lecce supera il Bologna e arriva al terzo posto in classifica, a 19 punti, e si porta a meno 1 dalla seconda posizione occupata in questo momento dalla Roma.